poco sono arrivato, parlano tutti italiani, mi piace molto. Ci sono alcune cose che hanno cambiato. Ora per i canadesi esiste un arrivo diverso, automatizzato. Così Roma, piena di turisti, ma incredibile. È difficile di pensare che il Colosseo esiste da più o meno 2000 anni. 2000? Incredibile. Ore a Roma e dopo di aver visto il Colosseo, adesso sto aperto del Parlamento italiano. Là c'è la statua di Remo e Romulo, ma è un po' lontano e non ho tempo, allora non ci andrò. Va bene? Adesso sono arrivato fino al Pantheon. Il Pantheon ha una storia molto interessante. Se sta scritto M. Agrippa L.F. Costerturim Facit. Allora, puoi pensare che fu fatto da Agrippa, un personaggio storico molto importante, amico di primo imperatore di Roma. Ma l'istoria è meno semplice, non è così semplice. Allora, Agrippa ha costruito un Pantheon qui, ma quello Pantheon è venuto distrutto. E quando hanno costruito il Pantheon che sta qui, hanno scritto per rispetto il nome di Agrippa. Adesso sono arrivato nella Fontana di Trevi, ma la piazza è troppo piccola, non è possibile di vedere bene la totalità della fontana, che è veramente incredibilmente bella e surrealista. Ogni volta che sono venuto ho buttato denaro nella fontana, ma adesso non ho denaro che si può buttare là, allora non so, possibilmente l'ultima volta. Siamo arrivati alla Galleria Nazionale. Wow. Adesso sono in un caffè storico di Napoli per prendere un caffè con il mio amico Alessandro e un scalcio. Abbiamo bisogno di aspettare per molto tempo. Una bottiglia frizzante e poi arrivano i nostri caffè. Sì, il mio vlog l'ho cominciato nella Corea. Allora sì, parlavo in portoghese della Corea, ma adesso parlo in italiano. Misturo le lingue. Se non le parli non puoi capire. È un blog babelico. Sì, 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 ma è soprattutto in portoghese. Un po' di inglese. È un po' in spagnolo. Mai. Parlo molto bene, non ho bisogno di praticare. Nunca. Sono arrivati, grazie. Allora, ho preso il caffè con il mio amico Alessandro. E poi lei ha detto di andare al bagno. Poi è sparito, non so se lo vedrò mai. Più grande poeta di tutti i tempi, Dante. Ora c'è un uomo che canta nella finestra. Ci sono molte persone per vedere questo. Andiamo. Allora, è arrivata la mia pizza. È diversa di quello che pensavo. C'è tutto quello che bisogna essere su una pizza, ma ci sono anche alcune cose che mancano. Ma mio amico Alessandro è in bagno, non è là per parlare di quelle cose importanti che non ci sono su questa pizza. Allora ne parliamo dopo. Allora Alessandro, ti piace questa pizza? Sì, sì, sì. Anche con le cose che mancano? Come la fai senza marshmallows? Infatti si sente la mancanza del marshmallow. Anche un po' di cioccolato, sai. Anch'io penso. Ci accontentiamo. Allora, adesso siamo in una delle rotonde più terribili del mondo. Senza dubbio. Ma sai quella in realtà è la più terribile? Allora, il presepe con le parti più importanti della storia di Napoli. Allora c'è Gesù, c'è il treno e poi arriverà... Chi arriverà? Arriva. Lo sappiamo che sarai là. Ah, eccolo! Nessun altro. Diego. Oh. Ora so com'è bravo. Guardaci. Personaggi storici di Napoli.
Oh, now it's a small truck, man. What the fuck? Going through the car, going through the people. Attraverso le persone. So there is a car who's driving right through the crowd, man. Right through the crowd. This guy is fucking crazy. Ora mi domando, perché la mia vita è così difficile? Mentre tante persone si divertono a casa, lavorando, facendo le spezie, cucinando, io sto qui a Firenze, un giorno bello così, senza niente planeggiato. Allora vi spiego. I fiorentini mi hanno detto che ognuna di queste statue potrebbe essere il capolavoro di un museo in altre città. Ma qui a Firenze è un museo a aria aperta così. Non hai bisogno di pagare i soldi. E poi ci sono tante statue qui, ho bisogno di ritornare per ammirare tutte loro. Ma oggi mi interesso a Perseo. Vi mostrerò. Questo è Perseo, una medusa. Ha tagliato la testa di lei. E questa statua non è di bronzo. Quando sono venuto qui a Firenze la prima volta, avevo della difficoltà a capire come mai hanno potuto fare una chiesa così bella. Non ci credevo. E adesso ritorno e adesso no, ancora non ci credo. Bellino. Victoria. Okay, so here I am with Tahir, who is from Turkey, Ankara, Turkey specifically. And he's not chemical engineer, material engineer. So I asked him the question, what is the easiest engineering profession and what is it? It's civil engineering. We all know. Okay, thank you. I will show this to my friends. It's something worldwide. We all know. Mi piace molto viaggiare in treno e qui ce ne sono tanti, è incredibile. Ogni minuto c'è un treno che arriva e un treno in partenza. Allora, oggi vado fino prima a Pisa, ma non rimarrò lì, conosco abbastanza bene la Torre di Pisa, Pisa, e poi invece vado fino a Genova. Allora vedremo se è bellino, la città di Cristoforo Colombo, nient'altro. Adesso del treno. Bonjour Carlito, je suis avec mon ami ici. Hey, ciao ciao. Là Carlito, je suis en t-shirt et je suis confortable, donc on peut supposer qu'il fait au moins 23 degrés. Et comment c'est ça fait, mec? Il rigole pas depuis tantôt, il dit qu'à froid, il a peur d'aller se baigner sur la plage. Il fait froid franchement, je me doute que demain je pourrais... Il a promis que demain il va se baigner à 23 degrés au soleil, malgré le froid. Ça c'est malgré le froid. Ouais, c'est un promis. Hein. On va essayer de survivre. Okay. On verra demain. Ça va, okay. On se congèle. Gotcha. Hey, boss. The bird, the owner of the place, who's hiding for me. Ah, there you go, bird. You have such a nice view. Ahlan wadid kider, le besalik. Noi abbiamo trovato una spiaggia per noi soli, è lontano di tutto ma incredibilmente pulito, vedi qui, incredibile, wow, incredible. È pequeninino ma di solito per noi, allora adesso... Ehi, Ale! Attends. Allora, adesso sono a Genova e questa città è molto più bellina di quello che pensavo, anche se in realtà non sapevo niente di questa città. Una domanda, perché parlare spagnolo se puoi parlare italiano? È molto più bello.
non capisco. Sono arrivato in Italia e mi hanno detto che qui esiste la Galilea Azienda Eco Poly Reaper Band. Allora, non interromperò. Vogliamo vedere una partita dello Genova? Il nostro amico ha detto che è impossibile. Sì, ci crediamo. Di vero. Ci fa tante robe. Non mi piace fare casino. A me non piace picchiarmi, a me non piace niente. Acá in Genova, disfrutando di ese ruido naturale che decora la ciudad. Oh, parola. Ay, no, che. Ay, che mal. Che mal, che mal. La risotta, no? Allora, ho conosciuto un uomo che è metà italiano e metà argentino. Allora è argentino al fine, perché gli argentini sono questo. E mi ha parlato di questa birra e ha detto che è orribile. Allora, non è orribile, a lui non piace come questa birra è. Allora mi sono domandato, ma com'è questa birra? E al fine è stata non troppo cattiva. A me è piaciuto un po', ma io bevo whisky allora, non è lo stesso. Hanno scritto sulla vostra disciplina d'elezione canina. E mio amico si domandava, ma non fa senso questo, che cazzo hai scritto? C'era un'altra persona che ha anche già scritto esattamente questo. Che cazzi hai scritto? Che era? Allora, questa altra è l'altra birra. Ma quella in realtà mi piace un po' di meno. Allora, ho scoperto che sono capace di parlare italiano. E poi ho conosciuto un poeta italiano, posso mostrarti nel mio video? Certo, certo. Eccolo, il poeta. Mio amico metà argentino, metà italiano e 100% argentino. Il poeta. E il poeta. Allora la frase del giorno, la frase del millennio. La frase del millennio è... Ci sono mille problemi, però la fica è la fica. Grande, bravo, che cazzo mitico. C'est déjà la fille de laquelle je fais partie. Donc, en tout cas, c'est quand même chouette, c'est beau comme avoir. Adesso sono arrivato nella camera più conosciuta dello castello di Versailles. E veramente abbastanza bella. Puoi vedere qui com'è bello. E questa è di solito una delle camere che c'è qui. E da quello che ho visto, penso hai bisogno di studiare per 6 mesi la storia dello castello e poi avrei bisogno più o meno di 2 settimane per veramente vedere bene tutto e capire cosa è arrivato qui, che cosa ci sono. Io invece ho solo alcune ore, allora penso è la prima visita, ma non l'ultima. Allora, come dicevo prima, è difficile di capire com'è bello è questo luogo. E c'è questa parte di là, ci sono le finestre con la vista nei giardini di Versailles, che loro stessi sono un'attrazione diversa e molto bella. Potete anche vedere su com'è bello. E poi continuano lì la parte più conosciuta, The Mirrors, non ricordo come dire questo in italiano. Sono lì. Allora, di quello che ho letto, per alcuni anni il castello non era più tanto utilizzato e era anche diventato un po' distrutto, ma negli anni 1800 hanno capito che avevano bisogno di fare questo voltare nel suo stato bello e poi hanno cominciato a usare questo luogo per incontri con visitanti di altri paesi come re, presidenti, tutto tipo di cose così, e in realtà mostra la forza tanto politica, economica e culturale che la Francia ha avuto nel tempo della costruzione di questo castello. Allora, sono arrivato, è il Mont Saint-Michel, ma è la notte, allora non si vede tanto bene. Come dicono alcuni turisti, c'è una bella luna questa notte. È la luna piena, penso. Ma non ricordo dov'è. Ma qui è il Monte San Michele.
punto. Ho avuto bisogno di guidare abbastanza lontano per vedere questo. Ma lo vedrò anche domani con più... Ah, eccola, Luna. Lo vedo domani con più luce. Moi ce soir, je suis au Mont Saint-Michel. On voit à peine, mais c'est quand même magnifique, même la nuit. Et j'ai hâte de revenir demain pour le voir le jour. So, I'm having an official reception here, where they put the flag to welcome me, because these people are so formal, I'm like, wow. En moins, okay. Mais survivant, on sait que bah, la majorité des soldats sont morts, mais lui est revenu, vivant. Il a bâti cette maison, enfin il a fait en sorte que cette maison soit construite, et il est devenu une célébrité locale à travers l'écriture de poèmes napoléoniens, l'inspiration napoléonienne. Pas mal. Enchanté, Capitaine Delaurier. Here is the... Yay! Sorry? Team selfies! Because Shoshita loves selfies. This is worse than a selfie, it's a video. So I'm visiting with the friends here. I'm looking at the formal reception flag and the wonderful house. House of the village. And 1 year ago, it burnt. In the night, my parents were... reproducing it, yes, having babies. So many. And it was more. like 40 sheeps in one moment in there, because nobody take care of them. They are just eating and reproducing. Yes. So to summarize, this is a French castle that was turned into a Peruvian castle by an English guy, and then invaded by sheep. Interesting. Yay! Let's do it. So let's go this one. Let's see. Allez. Okay. I promised to commit a murder, and I did it. Bonjour guys, donc je suis en train de me promener dans le domaine de René. Il m'a averti que je peux tomber dans une rivière ou m'enfoncer jusqu'à ma mort dans des sables mouvants. Intéressant. So we just visited René's medieval castle. And something strange happened. Like you can see the castle there. You can see like the walls, the fortress, the ditch. But this information section yesterday was about at the height of my waist. But today, as you can see, it's pretty high. And we wonder why in one night this thing grew. Maybe magic. I'm here with Fanny. Here, he's telling me how to load his air carabin. Go through the air. Lock it. Then with the hollow shell. Like that. And then aim. One bullet, one kill. Let's see if we have it. Yay! Yay! Congrats. Sono arrivato nel Canada e mi domando perché sono ritornato. Ma adesso sono ritornato.